Giunge quest'anno alla 27esima edizione l'appuntamento annuale del Maggio dei Monumenti, da sempre molto atteso da cittadini e turisti, e nonostante il lungo periodo di pandemia non si spegne la voglia di vivere la città ed il suo immenso patrimonio storico, artistico e culturale. È stata una bella scommessa voler rivisitare il Maggio dei Monumenti dopo un anno di angosce, di paura, di ripiegamento sul corpo, e il Comune di Napoli, l'amministrazione, ha creduto fortemente nella possibilità che il maggio fosse un momento di apertura, che finalmente, gettando via i lenzuoli e aprendosi al mondo, alle stelle, alla bellezza, si potesse tornare a passeggiare e a godersi Napoli da tutti i punti di vista. La programmazione degli eventi parte sabato 1 maggio e proseguirà fino alla fine del mese con iniziative che si terranno principalmente nei weekend. Spettacoli, incontri culturali e passeggiate sono il frutto di un lavoro che l'assessorato alla cultura e turismo ha realizzato con guide turistiche, imprese, scuole, enti e associazioni, piccoli teatri ed artisti. Devo dire che fino a 15 giorni fa non eravamo neanche sicuri che questa cosa potesse accadere, ma noi ci abbiamo creduto che si potesse promuovere un maggio non in streaming, e ci abbiamo creduto, ma quello che è più bello e che mi sento di dirvi è che ci hanno creduto anche i napoletani, ci hanno creduto gli enti, le istituzioni culturali che hanno partecipato con noi, ci hanno creduto gli artisti, le guide, le associazioni culturali che in 50 hanno risposto al nostro appello e ci offriranno 150 itinerari che vanno da quelli classici a quelli più innovativi di trekking e di riscoperta di luoghi che finora probabilmente neanche sulle guide turistiche erano segnalati. Confermata anche quest'anno la collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e gli studenti del corso di design della comunicazione che hanno curato l'aspetto grafico dell'evento. Con l'Accademia il Comune ha anche immaginato un contest che vede in palio 50 magliette. Questo ed il programma completo saranno consultabili online sul sito istituzionale. Noi abbiamo concepito tutta la programmazione all'aperto. Se si eccettuano le mostre, per le chiaramente che sono collocate nei luoghi museali, e laddove ci dovessero costringere a chiudere, è chiaro che noi come il MAN e come gli altri musei chiuderemmo, ma tutto quello di cui vi ho parlato si svolge all'aperto e in linea di massima noi siamo ottimisti che con senso di responsabilità i cittadini non vogliano riperdere quella libertà che hanno così duramente desiderato e conquistato.